secondo me per non c'è no, ma quello che sta facendo non è un libro di fare. Lei è anche cantante. Se la se poi è l'olio, la cosa ti piace, la vuoi organizzare, è un personaggio molto strano. No? Sì, sì. Buon pomeriggio e benvenuti a tutti per questo incontro dedicato alla presentazione del libro che vedete qui rappresentato della professoressa Maria Giuseppina Muzzarelli, Madri, Madri mancate, quasi madri. Maria Giuseppina Muzzarelli credo che ormai a Ferrara non abbia bisogno di presentazioni, nel senso che è venuta diverse volte, ormai so che c'è anche un gruppo di fan che la segue, credo che molti siano presenti qui questa sera. Non ho un gruppo proprio che segue, compra i suoi libri, insomma si documenta, e quindi mi fa molto piacere che abbia accettato l'invito a tornare e a presentare questo libro qui a Ferrara. Proprio perché è ben conosciuta, io non starò a raccontare dettagliatamente il suo curriculum, mi limito a ricordare che ha insegnato fino a poco tempo fa, perché è appena andata in pensione, storia medievale, storia delle città e storia della moda all'Università di Bologna. Non vi dico tutti i libri che ha scritto, che sono moltissimi, mi limito anche qui a citare il penultimo, perché l'ultimo è questo, ma so che ce n'è già un altro in preparazione, quindi ci prenotiamo già anche per il libro futuro. Cito il penultimo, che è Le regole del lusso, uscito lo scorso anno, che è un libro che rappresenta il punto d'arrivo di una ricerca pluriennale che da molto tempo Giuseppina Muzzarelli conduce sul tema della regolamentazione dell'abbigliamento, in particolare sulle leggi suntuarie, un libro molto godibile, molto, molto divertente e molto documentato. E poi vorrei citare anche fuori dall'ambito del Medioevo La breve storia della moda, anche questo un libro piacevolissimo uscito qualche anno fa, che è appunto che indica l'attenzione all'altro polo di interesse di Giuseppina, cioè l'universo della moda sia maschile che femminile. Bene, in questo libro, nel libro che presentiamo oggi, non si parla di abiti e di moda, per quanto ogni tanto qualche accenno fa capolino, qualche accenno agli abiti di queste signore viene fuori. Si parla invece di madri reali, ma anche, come dice il bellissimo titolo, di madri mancate e di quasi madri. Quasi madri, cioè di figure femminili, sono una serie di figure femminili accomunate da un rapporto vario e multiforme con la maternità. Sono sei storie di sei personaggi, alcune donne famosissime che tutti conoscono, Matilde di Canossa, chi non conosce Matilde di Canossa, Caterina da Siena, Christine de Pizan, ormai anche lei è diventata un personaggio molto famoso. Altre sono meno note, come Duoda o come Alessandra Macinghi Strozzi, altre addirittura quasi sconosciute, come Margherita Datini, la moglie di un mercante di Prato, che ci ha lasciato una documentazione di moltissime lettere. Sono sei biografie che vogliono rappresentare in qualche modo un variopinto universo femminile, sei medaglioni di donne
E uso il termine medaglioni non a caso, perché è un termine che è molto evocativo nel bene e nel male. E qui permettetemi una piccola digressione, cioè la prendo un pochino larga, per arrivare a dire quello che secondo me è il punto di forza di questo libro. Dicevo, uso il termine medaglioni, che è un termine che ha un po', come dire, caratterizzato l'inizio della storia delle donne. Penso al libro classico di Régine Pernod, che è stato il primo libro, un po' l'apripista anche in Italia, di questa storiografia al femminile, no? E quindi si parlava di storia delle donne costruendo queste biografie delle donne famose, no? Delle donne eccezionali. Poi c'è stata la lunga stagione, lunga e fruttuosa stagione, in cui davvero, quando Giuseppina e io, che siamo più o meno coetanee, cominciavamo a occuparci di questi argomenti, in cui, come dire, medaglioni era un po' una brutta parola, no? La storia delle donne prendeva le distanze da questa idea delle donne eccezionali. Quello che si voleva studiare era piuttosto la quotidianità delle donne. Negli anni, intorno agli anni 90, si è cercato di costruire una storiografia al femminile che fosse fondata sul tentativo di ricostruire un universo nascosto, sfuggente, ma fatto anche di istituzioni, fatto di regolamentazioni, di norme, delle donne normali, non delle donne eccezionali. Ora, questa presa di posizione degli anni Ottanta ha prodotto davvero un lavoro enorme sulla storia delle donne. Ormai sappiamo moltissime cose, molto di più di quanto ne conoscesse Régine Pernod all'epoca in cui ha scritto il suo libro. È stato un enorme lavoro di scavo che ha prodotto una massa di studi sull'universo femminile anche per il Medioevo, epoca in cui questo tipo di studi è particolarmente complicato dalla mancanza di fondi. Conosciamo le condizioni materiali di vita, l'organizzazione familiare, il lavoro delle donne, la cultura, insomma abbiamo la possibilità di studiare tutti questi aspetti. Ed è proprio grazie a tutto questo lavoro, diciamo, di dissodamento dell'universo femminile che è stato fatto, che a mio parere è diventato possibile tornare a fare i medaglioni. E qui vengo al libro di Giuseppina. E mi permetto di fare anche un altro riferimento, non dovrei perché è la concorrenza, ma insomma, in questi giorni è uscito un altro libro, che è il libro di Chiara Frugoni, che qualcuno di voi forse avrà visto, intitolato Donne medievali, sole, indomiti, avventurose. Anche lì abbiamo cinque figure femminili, cinque medaglioni di donne, e non a caso tre coincidono con quelle di Giuseppina, no? Però sono due libri molto diversi, perché diverso è il sottotitolo. Mentre qui le donne sono guardate nell'ottica della maternità, nel libro di Chiara Frugoni le stesse donne o donne diverse sono guardate dal punto di vista delle donne sole, delle donne avventurose. Per combinazione tre sono le stesse. Ma se voi leggete la Matilde di Canossa contenuta nel libro di Giuseppina Muzzarelli e quella contenuta nel libro di Chiara Frugoni, sono due personaggi abbastanza diversi. Questo perché diversa è la domanda. E qui veniamo un po' a come è costruito questo libro. Poi eventualmente la professoressa Muzzarelli ci dirà quali sono le motivazioni le motivazioni che l'hanno spinta a scrivere questo libro. Con molto understatement lei dice: un libro che non presenta tesi, pone solo delle domande. Ecco, in realtà a me pare che questo libro abbia delle tesi anche molto importanti alle spalle.
E una tesi molto, molto forte è quella che è l'idea che il rapporto con la maternità e con le sue diverse forme è un potente strumento, è uno strumento assolutamente nuovo per comprendere degli aspetti della storia inediti e che per cancellare un po' gli stereotipi ai quali noi siamo legati. Dicevo prima, tutti conosciamo Matilde di Canossa, ma cosa sappiamo? Ha avuto dei figli? Molti di noi, io stessa confesso che non me lo ricordavo, non sapevo, non conoscevo le vicende del suo complicato rapporto con la maternità, il fatto che non riesce ad avere figli, che l'unica che partorisce muore quasi subito, che cerca di adottare un figlio, ma anche questo poi scompare in qualche misura, e che in un certo senso diventa una specie di madre fittizia poi addirittura per l'imperatore. Ecco, quindi guardare da questa prospettiva a figure che conosciamo molto bene per altri versi, perché tutti sappiamo che Matilde di Canossa ha tenuto l'imperatore al freddo e nella neve, ma nessuno si ricorda di che rapporto lei ha avuto coi figli. Ecco quindi che l'ottica particolare, la domanda particolare in cui ci lo storico si pone determina un tipo di conoscenza che in un certo senso scardina gli stereotipi. Per ben due volte nel libro di Giuseppina troviamo l'espressione altro che donna forte, no? Altro che donna di potere, è una poveretta, una donna disperata, una donna che non riesce a fare quella cosa che è assolutamente necessaria, cioè avere un erede. E quindi questo modifica profondamente il nostro modo di guardare alla storia. Scegliere l'ottica della maternità è una scelta, a mio parere, particolarmente felice per quanto riguarda la cultura medievale. Perché nel Medioevo il tema della maternità non è affatto un tema assente, è un tema fortissimo. Addirittura è proprio rispetto alla maternità, la maternità è in un certo senso la chiave di volta che viene utilizzata per definire l'universo delle donne. Da un punto di vista di tutti i testi normativi, che sono quelli che io frequento maggiormente, l'universo femminile si divide fondamentalmente in due categorie. Ci sono le vergini, che per definizione non hanno figli e quindi la maternità per loro è negata, e ci sono le donne sposate, per le quali invece la maternità è, che cos'è la maternità per le donne sposate? Non è una scelta, la maternità è un destino molto pesante, perché per queste donne sono, direi, quasi condannate ad aver figli. C'è un predicatore della fine del 300 che dice addirittura il compito delle donne è generare figli in continuazione fino alla morte. E purtroppo non è un'espressione eufemistica, ma è un'espressione molto realistica. Cioè, per molte donne era esattamente così, continuavano a partorire fino a morire di parto. Una delle protagoniste del libro di Giuseppina è Caterina da Siena, che era la 25esima figlia, quindi vuol dire davvero una vita passata continuamente a partorire figli. Ecco, questo approccio, dunque, se è vero che questa categoria della maternità determina la maniera con cui si guarda l'universo femminile, da una parte le vergini, dall'altra le donne sposate, il libro di Giuseppina Muzzarelli scardina questa concezione, la fa saltare perché fa saltare la contrapposizione tra vergini e donne sposate, tra le figure delle madri c'è Caterina da Siena, che non ha avuto figli, o meglio non ha generato figli, ma rappresenta e incarna la figura della grande madre. Quindi questo vuol dire mettere in discussione gli stereotipi e non solo gli stereotipi, i modelli femminili, e ha
anche vuol dire trasformare in un certo senso quello che è un destino in una scelta, perché ci troviamo qui di fronte a delle donne che decidono di essere madri anche quando vogliono essere madri, anche quando non lo sono. Queste quasi madri di cui ci parla Giuseppina sono delle donne come per esempio Margherita Datini, la quale non riesce assolutamente ad avere figli, ma sistematicamente accoglie nella sua casa i figli delle serve che generavano questi figli con il marito, e addirittura con alcune di esse ha delle espressioni di affetto grandissimo che denunciano un atteggiamento veramente quasi materno. Quindi il risultato più eclatante, a mio parere, di questa ricerca mi sembra proprio che consista nel mostrare la sfasatura che esiste tra partorire figli, generare figli e allevare figli, che sono tre nozioni distinte, ma che tre nozioni che la cultura medievale ha compattato insieme, appunto, per costruire questa idea di una figura femminile condannata ad un destino ineluttabile. L'altro elemento che mi pare emerga in maniera potente da questo libro consiste nella operazione di avere gettato una luce molto importante sull'elemento affettivo come costitutivo della maternità. Anche qui parlare di amore materno, anche qui se andiamo indietro c'è stata addirittura una polemica: nel Medioevo le donne non amavano i figli, no? Questa famosa teoria fatta sua in una certa misura anche da Philippe Ariès, no? Non ci si affezionava ai bambini perché tanto morivano, no? Quindi l'amore materno sarebbe una scoperta della modernità e nel Medioevo non esisteva. In realtà non è vero, i testi medievali sono pieni, c'è una corrente che attraversa di amore materno. Ma che cos'è l'amore materno? Anche qui dobbiamo andare a vedere l'altra faccia della medaglia, cioè i testi normativi. Nei testi che delineano i modelli femminili si ripete fino alla nausea che le madri amano i loro figli e che li devono amare. Li devono amare di questo amore che è l'amore più grande che ci sia. Ma questo amore materno nei testi è anche connotato di una ombra sempre di negatività. È un amore troppo carnale, è un amore troppo naturale, è un amore comunque eccessivo, un amore un po' sbagliato, un amore molto diverso dall'amore razionale che è quello dei padri. I padri amano i figli in maniera razionale e i figli a loro volta amano i padri e anche le madri di un amore razionale. Le madri no, amano di un amore, potremmo dire, quasi animalesco. Ecco, le storie che ci racconta Giuseppina anche qui scardinano completamente questa immagine, perché noi ci troviamo di fronte ad esempi di amore che è un amore tutt'altro che naturale, è un amore a tratti molto razionale. L'amore con cui Alessandra ama i suoi figli è un amore che la porta a farsi carico della loro formazione, della loro educazione, addirittura si preoccupa del loro matrimonio, del fatto che facciano degli investimenti corretti. Come facciamo a parlare di amore naturale? E Duoda, la prima protagonista del libro, trasforma il suo amore in un trattato di pedagogia vera e propria, no? Per cui scandisce la formazione a distanza, potremmo dire, di questo suo figlio che le manca molto, in maniera assolutamente razionale. Ecco, quindi tutte forme di un amore previdente, di un amore illuminato, che certamente non rientra nei canoni di un amore carnale. Ecco, io mi fermo qui per il momento, poi eventualmente se ci sarà modo mi piacerebbe dire qualcosa su Christine de Pizan, che ancora una volta è l'eroina di questo libro, e cedo volentieri la parola al professor Tommaso Di Carpegna Falconieri, che ringrazio per
avere accettato il nostro invito a venire qui a parlare di questo libro, che così ci farà sentire anche una voce maschile sull'argomento, e questo mi sembra molto importante. Il professor Di Carpegna insegna storia medievale all'Università di Urbino, è autore di numerosissime pubblicazioni, anche qui non sto a fare l'elenco perché sennò non parliamo più del libro di Giuseppina, un elenco molto molto lungo. Direi che si è occupato lungamente di storia della Roma medievale, dei suoi personaggi, anche i più pittoreschi, da Cola di Rienzo fino a un protagonista di un libro molto molto interessante che si intitola L'uomo che si credeva il re di Francia, no? È uno dei libri più importanti scritti da lui. Ma vorrei ricordare anche un altro aspetto della sua produzione, cioè l'attenzione a tutto quello che riguarda l'invenzione del Medioevo e la sua rappresentazione nella contemporaneità. A questo proposito vorrei citare almeno il libro Medioevo militante, uscito nel 2011. E su questo tema dei medievalismi è intervenuto anche qui a Ferrara al convegno che era stato organizzato da Monica Longobardi con una bella relazione che ci ha illustrato le tecniche del fumetto, che in qualche modo il fumetto a soggetto medievale. Vorrei ricordare anche nel caso del professor Di Carpegna L'ultima fatica, che è una riflessione a tutto tondo sulla utilità della storia, intitolata Nel labirinto del passato, 10 modi di riscrivere la storia. Lo ringrazio e gli cedo la parola. Grazie davvero. Sono io che sono molto felice di essere qui questa sera a presentare questo bel libro. Vi dirò che, differentemente dalla bellissima presentazione che avete appena sentito, la mia sarà meno organica, ma semplicemente perché mi farebbe molto piacere se riuscissimo poi a intavolare una conversazione con l'autrice, visto che abbiamo la fortuna di averla qui, in modo da sollecitarla anche a domande provenienti da me, sicuramente, se ne arriveranno, e provenienti anche dal pubblico, direi, no? E poi tra noi due ce la possiamo rimpallare un pochino. Allora, la voce maschile, anche nel senso che io, vedendo appunto il libro che avrei dovuto presentare, mi sono fatto un piccolo esame di coscienza e mi sono accorto che in realtà anch'io ho scritto biografie, ma soltanto di uomini, salvo un caso che è Marozia, una grande signora romana del X secolo, che era decisamente una virago, però, e quindi anche in questo caso, diciamo, è peculiare il rapporto. Allora, il ragionamento che vorrei fare insieme a voi su questo libro parte proprio dallo stesso discorso del medaglione, perché effettivamente è una serie di biografie, no? Una serie di presentazioni di vite di donne molto ben tenute insieme da questo concetto della maternità, che si innesta, che si inserisce in fondo in un modo tradizionale di raccontare la storia delle donne, prima di Regine Pernù c'è, che ne so, c'è Boccaccio, c'è De Claris Mulieribus, quindi insomma si parte veramente da tanto tempo fa. Così come uno dei libri che io suggerisco ai miei studenti, perché io faccio sempre 10 ore all'interno del corso ufficiale, io faccio 10 ore di storia di genere, ormai lo faccio da tantissimi anni, intitolando queste 10 ore proprio con il titolo di questo libro piuttosto famoso, che si chiama Medioevo al femminile, quello di Ferruccio Bertini, e che è costruito in questo stesso modo, tra l'altro con alcuni personaggi che sono anche replicati. Tra l'altro, una delle domande te la anticipo subito è proprio questa, cioè come hai scelto i 6 personaggi in cerca d'autore o in cerca d'autrice a questo punto? Allora, il discorso però è questo, cioè apparentemente la struttura è una struttura tradizionale, appunto mettere in ordine
questa serie di figure femminili, con delle ridondanze anche con opere citate all'interno dell'opera, perché di nuovo La città delle donne di Christine de Pizan è fatta in buona parte in questo modo, quindi si potrebbe giocare su questi giochi di specchi, ma insomma per arrivare a scrivere un libro che è non tradizionale, non lo è affatto, cioè usare delle forme di costruzione del libro e anche apparentemente degli argomenti, come la maternità, che appaiono tradizionali, per scardinare, questa è una parola che hai già usato e che effettivamente è la parola giusta, per scardinare dei preconcetti, degli stereotipi. Cosa voglio dire? Questa è proprio una caratteristica della scrittura di Giuseppina Muzzarelli, cioè dire cose nuove partendo da elementi che magari altri non tratterebbero volentieri, come è il caso della maternità. Cosa voglio dire? Magari perché sono giudicati troppo caratterizzanti in senso riduttivo della femminilità. È la stessa cosa che ha fatto con il libro sul velo, no? Scrivere un libro sul velo, simbolo fortissimo di femminilità ancora oggi in certe culture, però per dire cose molto diverse. Insomma, vi invito a ragionare su questa idea. Una femminista degli anni 70 difficilmente avrebbe scritto un libro sulla maternità medievale, le avrebbe dato fastidio, perché avrebbe potuto dire questo è troppo femminile e tra l'altro è troppo fisiologico, cioè troppo legato al corpo femminile, e non piacerebbe. Allora, su questo allargo un pochino il discorso, mi viene in mente una frase di un autore degli anni 70, appunto, che però era niente po' di meno che Pasolini, il quale prima di essere ammazzato stava scrivendo un piccolo articolo, un trattatello, che poi non ebbe la possibilità di finire, in cui si faceva proprio questa domanda: come, se è possibile usare elementi della tradizione per fare la rivoluzione? Cioè elementi apparentemente ovvi, si verrebbe da dire, no? Come la maternità, per dire, di nuovo questo discorso, qualcosa che è completamente diverso, completamente nuovo, per rileggere per esempio in questo caso la maternità medievale in un modo tutt'altro che scontato. Allora, parlare della madre in forme nuove, non oleografiche per esempio. Anche da questo punto di vista c'è un'assenza macroscopica in questo libro, se avvertito in una forma appunto, diciamo così, tradizionale e ovvia. Manca un riferimento alla Vergine Maria, alla Vergine Madre, non c'è. C'è la copertina. Sì. Però non c'è mai il ragionamento del modo in cui tutte queste donne entrano in rapporto di modello con questa donna. Ma perché? Perché stiamo ragionando e stiamo parlando di un'altra cosa. Stiamo parlando di un modo di pensare la maternità che è molto più ampio. Tant'è che il titolo non parla solo di maternità, ma anche di quasi maternità o di non maternità. Dunque, intendendo il discorso, per esempio, non assolutamente non soltanto in termini di corpo di donna, ma direi prevalentemente in senso culturale. Cioè la maternità è un fatto in gran parte culturale, che vuol dire che appunto anche non essere madre biologicamente non significa che non si sia madre culturalmente, come è il caso evidentissimo proprio di Caterina da Siena, di cui abbiamo sentito anche già parlare. Allora, tutto questo argomento mi piace moltissimo, anche perché il problema della maternità è proprio in questi giorni che è della femminilità medievale, è proprio in questi giorni che sta, diciamo, suscitando reazioni o comunque interesse generale. Cioè, mi piace presentare questo libro nei giorni in cui
si parla tanto di Maria Bergmans, del milite ignoto, della morte del soldato. Io sono stato alla stazione di Trastevere, dove c'è il catafalco, insomma, c'è il vagone, no? Su cui ha viaggiato il milite ignoto fino a Roma nel 1921. Così come sono i giorni questi in cui dobbiamo comunque fare i conti con la infelice frase del collega Alessandro Barbero, che si domandava se appunto ci sono differenze strutturali tra gli uomini e le donne che impediscono alle donne di avere successo nella vita. Poi io spezzo una lancia in suo favore, perché è stato ovviamente travisato, chiaramente travisato, cioè il suo punto di vista è ben noto, però insomma diciamo che il modo in cui si è espresso non è stato il più felice, e comunque sta parlando esattamente di argomenti che sono al centro di questo libro, no? Cioè l'essere madre, per esempio, è un handicap, è un grosso handicap, è ciò che ti impedisce di vivere una vita piena, oppure è ciò che te la realizza, la vita piena, ma non semplicemente perché hai fatto 25 figli e poi sei morta di parto, bensì perché la maternità è effettivamente un valore centrale nella società in senso culturale. Allora, anche in questo senso questo libro è interessante, allontana un pochino la questione medievale, poi magari ci ritorniamo, perché Giuseppina fa le domande che si fanno le persone di oggi, che è quello che deve fare uno storico, no? Cioè, sapete, la differenza tra uno storico e un erudito è sostanzialmente che l'erudito sta sempre a giocare con il passato, gli piace il passato per il passato, comincia a collezionare monete, e questo fa, mentre lo storico, come è con la S maiuscola Giuseppina, è qualcuno che è sollecitato dal presente e quindi va a fare delle domande al passato, ma è perché è il presente che gliele sollecita, appunto, senza per questo cadere nell'attualismo, cioè senza fare quei parallelismi scontati che sono molto molto pericolosi, sui quali io cerco di insistere di nuovo quando parlo con i miei studenti. Insomma, cosa voglio dire anche in questo senso? Che ognuna di queste sei donne ci invita a riflettere su alcune interessantissime rispondenze tra ciò che è accaduto nel lungo Medioevo, presente in questo libro, e la nostra contemporaneità, no? Affrontando dunque in modo amplissimo il concetto di maternità, e in modo non scontato, in modo storico, in un modo attraverso il quale noi riusciamo a capire che esiste un mutamento, che non tutto appunto è semplicemente amore animalesco, anzi. Allora, per esempio, qual è un interessantissimo rapporto con la contemporaneità che ci viene dal primo personaggio, Duoda. Duoda, grandissima aristocratica dell'impero carolingio. Voi dite settimania o settimania? Io dico Settimania, però secondo me si può dire in entrambi i modi. Duoda di Settimania o di Settimania, questa signora contessa, insomma, della zona che va da Barcellona alla Francia del Sud, insomma, a Narbona, un'enorme estensione. E Duoda è simbolo del rapporto che hai con qualcuno che non è presente accanto a te, ma con il quale tu devi mantenere assolutamente un rapporto, vuoi mantenere un rapporto. Sapete che Duoda ha scritto il manuale per il figlio, che era ostaggio dell'imperatore, perché il padre lo aveva, diciamo, dovuto mandare come ostaggio. E allora qui c'è questa angolazione, no? Maternità, distanza, e di conseguenza la necessità di avere i mezzi di istruzione, no? I mezzi di comunicazione per poter parlare da lontano. E questo è un elemento molto importante nel mondo di oggi, perché la comunicazione è un elemento importantissimo. Poi c'è tutto il resto. A me Duoda piace tantissimo come personaggio, cioè proprio anche in questo caso l'affetto, il problema del posto nel mondo.
Tra l'altro anche qui io invece mi sono occupato di un personaggio della mia famiglia e molto più tardi un uomo che però aveva esattamente lo stesso assillo e si chiamava come me Tommaso, il quale a un certo momento era convinto di star per morire e aveva 33 anni ma era convinto che stava per morire. Allora cominciò a scrivere una lettera a suo figlio che aveva 3 anni dicendogli tutto quello che gli suggeriva di fare quando lui non ci sarebbe stato più. Poi in realtà è campato ancora parecchio, però è esattamente lo stesso sentimento molto forte che va in qualche modo surrogato, condizionato attraverso l'atto dello scrivere. L'atto dello scrivere diventa un atto d'affetto e questo è splendido. Chiaramente Matilde, come l'ho vista, Matilde di Canossa, la gran contessa, la marchesa di Toscana, personaggio, uno dei personaggi più famosi e apparentemente più maschili che si conoscano, perché spesso Matilde è pensata nella sua veste di sovrano. Tra l'altro credo che firmasse anche gli atti come comes e marchio, non come comitissa e marchionissa, cioè usava l'espressione maschile perché tanto il maschile contiene la funzione, al maschile si può esprimere in latino. E insomma Matilde mi interessa moltissimo perché invece è tutto il contrario. Qui è Matilde donna, non virago, non combattente, ma sola, che ha a che fare con due mariti, uno peggio dell'altro, e quindi c'è il rapporto della donna con il marito, con la maternità che ovviamente sta lì dietro l'angolo e che in questo caso invece non arriva mai. Il primo doveva essere un accidente terribile, Goffredo. E il secondo, cioè quella descrizione dell'impotenza che è straordinaria, tra l'altro sono pagine bellissime che provengono dalle cronache del Boemo, no? Dalle cronache dell'XI secolo e che poi sono riprodotte magistralmente da Maria Giuseppina. Quindi maternità non semplicemente in quanto tale, ma maternità non realizzata e anche il problema, in questo caso, dei mariti, non aiuto ma problema, anche se con il secondo andava più d'accordo. E ancora invece Caterina da Siena cosa ha a che vedere, tantissimo a che vedere con noi. Tra l'altro l'edizione delle lettere di Caterina da Siena è in corso di ultimazione, la ultima edizione critica lo sta facendo l'Istituto Storico Italiano per il Medioevo, ormai si è agli sgoccioli, quindi c'è quella famosa di Misciatelli, però adesso sta arrivando la nuova edizione. Allora cos'è interessantissimo? La sublimazione della maternità di cui ha già parlato, cioè essere vergine, consacrata, sposa di Dio e avere di Cristo e avere una brigata di persone che ti chiamano mamma, la chiamavano mamma tutta la brigata di Caterina, e il rapporto che si ha con il corpo, che invece è tutto il contrario, cioè è l'espressione opposta della maternità, è l'idea del corpo che ha moltissime privazioni. La santa anoressica, cioè quel libro famoso Santa Anoressia, la santa che usa il corpo come strumento politico, si può dire, per fare, no? come strumento di pressione. Sapete che Caterina da Siena non mangiava praticamente nulla, si nutriva dell'Eucaristia negli ultimi tempi e di quelle erbe amare che poi dopo aver succhiato sputava, quindi è probabile che fosse anoressica. Ma insomma mi viene da pensare, un'anoressica, tanto per cominciare, non ha il ciclo e quindi sta rifiutando anche da questo punto di vista il rapporto con la maternità fisiologica. È una delle cose che accadono alle ragazze, no? E chiaramente immagino che sia una delle cose che lei ha capito, ha cercato. E allora c'è il rapporto tra corpo che si sta macerando e che alla fine porta alla morte, è quello che è accaduto perché Caterina è morta a 33 anni, e dall'altra parte invece questa maternità che è completamente diversa, è una maternità appunto sublimata. E allora vi dirò che anche l'anoressia, questo rapporto col corpo che impedisce la possibilità di avere figli, è molto presente nel mondo, soprattutto giovanile e femminile. Poi ancora,
le famiglie atipiche, famiglie in cui ci sono più madri o figli che provengono da più madri, surrogazione della maternità, no? Essere madre di qualcuno perché lo hai accettato. Beh, ovviamente c'è tutto il mondo dell'adozione contemporaneo, ma così come c'è anche la questione dell'utero in affitto, che ovviamente non viene affrontata qui perché si cadrebbe in quello che è appunto il presentismo o l'attualismo, sarebbe assurdo. Però la domanda, cioè affrontare questo personaggio poco conosciuto, Margherita Datini, mercantessa di Prato, che ha scritto tutti i giorni a suo marito, no? Come se si mandassero delle email, è incredibile la corrispondenza tra i due. Bene, questa donna che, come è stato osservato adesso, si è circondata di una famiglia di figli che non erano suoi, ma che ha comunque nutrito, allevato con affetto anche più che di madre, perché è una madre per scelta e non per natura, e questo è approfondito come discorso. Beh, è chiaro che ci porta a ragionare su tutto quello che accade oggi da questo punto di vista. Così come Christine de Pizan, no, volendola rendere appunto vicina al mondo di oggi, invita a riflettere sul problema del rapporto tra carriera e vita affettiva e vita di famiglia, perché Cristina è stata, come è noto, la prima donna che è vissuta del suo lavoro intellettuale, la prima donna che è campata, ha guadagnato scrivendo e confezionando anche materialmente i suoi libri, con una capacità diplomatica, politica strabiliante, molto ben descritta, è riuscita praticamente a rimanere in buoni rapporti con il re d'Inghilterra e il re di Francia, mentre il re d'Inghilterra e il re di Francia si stavano scannando durante la guerra dei cent'anni. Invece lei stava in mezzo e il duca di Borgogna anche, aggiungiamo. E però appunto c'è il problema di come questo entri in collisione, oppure non in collisione, perché il caso qui è diverso, con il fatto di dover allevare una famiglia. Poi se ne potrà parlare tantissimo. E ancora, siamo già arrivati all'ultima, che è Alessandra Macinghi Strozzi, che credo non abbiamo citato ancora. Grande personaggio anche lei, donna che si conosce attraverso le lettere che ha mandato ai figli, soprattutto a un figlio, a Filippo, che aveva aperto il banco a Napoli. E quello è forse il personaggio, mi permetto di pensare, più completo, ovvero più completo, del quale noi riusciamo a cogliere il maggior numero di aspetti, di punti di vista. A me, per esempio, è piaciuto moltissimo quello che si è detto di un altro elemento che fa parte del discorso della famiglia e della maternità, cioè della costruzione del nido, cioè del palazzo, della casa, la domus, palazzo Strozzi, perché Macinghi Strozzi abitava quel pazzesco palazzo di Firenze che è il palazzo Strozzi. Soltanto che non lo intende soltanto dal punto di vista appunto dell'identità aristocratica del lignaggio, ma il palazzo è anche casa sua, dove tra l'altro viveva con pochissimi mezzi, pur avendo i figli ricchi sfondati. Anche questo è interessante, molto curioso perlomeno. C'è il senso della morte delle persone care, che è molto forte nel discorso di Alessandra Macinghi Strozzi. C'è il senso della prosecuzione nel corso del tempo, e lì mi è piaciuto anche, somiglia a Duoda, c'è una distanza di 600 anni tra le due, ma somiglia perché hanno lo stesso tipo di urgenza, e infatti lo esprimono anche in modo simile, per esempio dando i consigli ai figli e scrivendoli, oppure ragionando sull'aldilà. Per esempio, io non avevo mai osservato che Duoda è la nonna del duca di Aquitania che ha creato l'abbazia di Cluny. Lo dico perché l'abbazia di Cluny è il luogo dove hanno iniziato il culto dei morti, la celebrazione Omnium Fidelium Defunctorum, cioè il 2 novembre. Allora qui c'è il senso della morte e della continuità del tempo,
per esempio attraverso le alleanze matrimoniali, che qui sono proprio molto, molto presentate, molto descritte, attraverso il discorso dei nomi, la trasmissione dei nomi. Lei si arrabbia perché i figli danno, un figlio dà a suo figlio il nome Alessandro, come lei, quindi invece dovrebbe essere ben contenta, invece del nome del marito morto, Matteo, perché lei tiene moltissimo alla linea genealogica. E questa cosa dei nomi a me piace moltissimo. E allora mi fermo anch'io, osservando soltanto una piccola nota bella che è molto collegata a questo discorso della maternità, che significa prosecuzione, prosecuzione di se stessi, del lignaggio, della famiglia, del proprio essere, del proprio ambiente, dunque un senso positivo di continuità che colgo, non posso fare a meno di non cogliere, nella dedica di questo libro, che è alla figlia di mia figlia. Dunque madri che dedicano il proprio libro a madri che si spera un giorno, o immagino ci si augura, diventino madri, e che mi sembra un messaggio estremamente bello. Quindi non posso che ringraziare Maria Giuseppina di aver scritto questo bel libro. Grazie. Allora, a te la parola. Come fare non lo so. Vediamo di panare questa matassa molto, molto ricca. Più vicino, sì. Si sa che bisogna dire grazie, ma qua è un grazie grande col cuore, con la ragione e col cuore. All'amica che è stata mia complice in molte altre occasioni e ritrovo anche in questa, e a Tommaso che abbiamo molto voluto, non solo perché è un uomo, ma perché so essere molto attento a questi temi e ci tenevo molto che ci fosse lui. E poi sono davvero contenta di essere qua, e io sono molto legata ad alcune di voi, non riesco nemmeno a riconoscervi. Emilia, ma dov'è Emilia che non riesco a vedere dietro a queste maschere nostre? Cioè, una situazione talmente strana che nemmeno vi riesco a riconoscere. Eppure ci tenevo di vedervi anche così, anche mascherati, perché è un libro a cui tengo molto. È un libro a cui tengo, che ha una storia che cercherò di riassumere in pochissime parole, non lo avrei fatto, ma ho approfittato della domanda di Tommaso, che era perché. Perché mi ero occupata di alcune di queste donne con alcune lezioni la terza, una era su Matilde, un'altra è stata su Caterina, un'altra su Cristina, erano tre figure che avevo già studiato per altre ragioni, e che presentando in queste occasioni avevo appena accennato al loro ruolo di madre, ma era rimasto lì questo tema. Allora, in questa terribile vicenda che abbiamo tutti alle spalle, in cui si doveva fare i conti con quello che si sa, quello che si ha e quello che si vuole tramandare, diciamo così, quello che si sa e quello che si ha, non potevo andare in giro per biblioteche, dovevo lavorare su quello che già un po' conoscevo e che avevo in casa. E lo dico con assoluta serenità, nel senso che non potevo andare fuori, non abbiamo potuto per anni, 2 anni quasi, andare fuori. Ma però mi interessava molto continuare il mio lavoro e anche sì, tramandare. Mi stava nascendo una nipotina che sicuramente non leggerà i miei libri, ma mi interessava comunque che le arrivasse questo filo. Allora ho pensato a questa chiave di lettura che mi aveva anche un po' suggerito anche la terza, nel senso che pare gli siano piaciute queste lezioni, diceva ma scrivi, io ho detto vabbè, posso scrivere di queste. Poi mi chiedeva Tommaso, ma come le hai scelte? Beh, queste tre, perché sicuramente erano già state oggetto di una mia attenzione, Cristina in maniera particolare, che però volevo vedere da un altro punto di vista. Su altre figure c'è stata anche una sollecitazione che può essere anche, su certi punti di vista, anche discutibile. Ma non hai qualche altra donna? Non ho qualche altra donna, sì, possiamo trovarla. Io ero arrivata a 5, sarebbe meglio 6. Sarebbe meglio 6. Io non lo so perché sarebbe stato meglio 6, di fatto abbiamo trovato anche la sesta, ma trovata nel senso che doveva rispondere a questi criteri. Capisco che l'editore ragioni in un altro modo, ma di fatto comunque va bene, mi funzionavano queste 6 figure.
mi funzionavano sostanzialmente per affrontare alcune coppie che sono già uscite nel ragionamento, però ovviamente ne hanno già parlato e molto bene i miei colleghi, non bene del libro ma bene delle storie, per cui non sto a riraccontare dell'uno o dell'altra, ma le coppie sì, perché dalle coppie di termini che adesso dirò poi troveremo le storie e perché loro e in che modo. Una ad esempio era una coppia di termini che mi interessa da un pezzo, privato pubblico, che è già uscito, no, come tema. Privato pubblico mi interessa anche perché, e vedrete che la seconda coppia è ieri e oggi, quindi per favore non troppo attualismi, ma non far finta di vivere su Selene in un altro tempo, viviamo qui adesso, e il privato pubblico è un grande tema oggi. È un grande tema che da tanto tempo mi fa pensare e sul quale non sempre sono d'accordo con posizioni che ci sono in giro. È una questione di cui oggi si parla anche in maniera un po' inquietante. Quanto deve contare nella valutazione di un'opera, di una persona che ha un ruolo pubblico, i suoi comportamenti oggi personali? Ecco, e quanto deve contare? Cioè, fino a qualche anno fa non ci saremmo mai posti questa domanda, adesso non solo ce la poniamo, ma addirittura cacciamo persone da luoghi, da sedi, se hanno avuto un certo tipo di comportamento. Facciamo bene o non facciamo bene, non sta a me dirlo, ecco, però questo è un tema oggi molto importante. E allora, ecco, questo è un argomento che ho cercato di filtrare, di trasformare, ma di utilizzare per la ricostruzione storica. Queste figure come appunto Matilde in particolare, talmente nota da essere forse quasi inutile raccontare la sua storia, ma era sempre la sua storia pubblica quella che veniva raccontata, raramente riferimenti al privato. Cioè Golinelli, qualcosa Cantarella, due o tre colleghi veramente negli ultimi anni, ma solo negli ultimi anni, hanno fatto attenzione al fatto che sia stata una madre mancata. Ecco, non era in realtà un dettaglio, perché questo ha comportato che il suo casato è stato al capolinea, e questo ha comportato che quel passaggio, che verosimilmente storicamente ci sarebbe stato ugualmente verso un'altra fase, è stato accelerato, e questo ha comportato sostanzialmente la fine dei Canossa, non mi pare un particolare. Quindi questo privato pubblico è un tema dell'oggi che nella storia, secondo me, ha senso affrontare, assieme a quello che stavo appunto dicendovi ieri e oggi. Privato pubblico riguarda in realtà quasi tutte queste vicende. Cioè Duoda è una donna molto importante, Duoda un'altra coppia, che è quello donne comuni o donne importanti. Cioè, spesso le donne importanti come Matilde sono note ai più, ma spesso ci sono donne relativamente meno note che anch'esse sono state molto importanti anche sul piano pubblico. Cioè, ma per dire anche un caso di cui mi sto occupando adesso, che non c'entra niente, e che è Eleonora da Toledo, tutti sanno che è stata una donna principale, una grande signora del Rinascimento, ma la si pensa soprattutto come bella, come capace anche di organizzare eventi, cose, ma in realtà questa è una donna che ha avuto un grande ruolo politico, raramente viene riconosciuto. Ecco, quindi secondo me era anche importante ragionare di queste donne che sono entrate rarissimamente, ma qualche volta nei manuali, ma delle quali ci si è ben guardati del riferire qualche elemento della loro vita privata, per cui ritorniamo sempre a questa coppia privato-pubblico. Elementi della loro vita privata che in realtà non sono solo privati, sono elementi di una vita che ha tante conseguenze anche nel mondo politico e nel mondo delle relazioni più in generale. Questo ha riguardato Duoda, che è stata un'importante signora che ha governato la Settimania quando il marito non c'era. Vorrò anche parlare di uomini, se ci riuscirò, perché in realtà sono molto presenti gli uomini e non solo nello scenario, e che ha subito una serie di conseguenze politiche, a vicende politiche, delle quali riferisce involontariamente anche il cotè privato, cioè il dramma della lontananza da questo figlio così amato, e che si raddoppia in maniera più che drammatica quando le viene anche strappato il secondo figlio, che le nasce quando lei ha 40 anni. Voi direte, beh, che ci importa? Eh no, era un secondo, a 40 anni sotto molti punti di vista è un fatto fuori dalla norma, perché di solito a 40 anni ne avevi già avuti circa un 15 o 16, ed inoltre nel caso specifico era anche, insomma,
insomma, relativamente, non è primipara, ma insomma tardiva. Bene, anche questo secondo figlio le viene strappato e non saprà nemmeno il nome, quando i nomi sono così importanti per una donna come lei, per quell'epoca e nell'universo di segni che caratterizza anche tutto questo suo libro. Per cui, ecco, non sono fatti particolari, non sono fatti privati, sono fatti di una vita di una persona che è difficile dividere in parte pubblica e parte privata, credo anche oggi, ma certamente allora. Un altro aspetto di queste varie copie, di cui posso solo fare qualche riferimento, è quello, diciamo, corpo scrittura. Queste sono storie di donne con il loro corpo che ci parla moltissimo. Duoda ci parla della sua esperienza di maternità in termini quasi proprio corporali, perché parla di questo figlio, figlio amato, amatissimo figlio, 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 figlio. Nella stessa pagina la parola figlio ricorre 4, 5, 6 volte, sempre con aggettivi: amato, caro, gentile, bello, bello, cioè che ti dà proprio l'idea della partecipazione quasi fisica alla lontananza che viene surrogata scrivendo di questo figlio così amato, al quale poi dà il compito di parlare anche all'altro che lei praticamente ha solo partorito. Ecco, e c'è questo aspetto quindi così carnale che viene trasformato in parole, in scrittura. E a ben vedere quasi tutte le storie di questo libro hanno nella scrittura, oltre che in una potente corporeità, la seconda delle due gambe su cui si legge tutto il racconto, perché scrive Duoda, scrive e tanto Caterina, praticamente scrivono tutte fuorché Matilde. Ecco, Matilde ne ha fatte talmente tante che non possiamo pretendere che scriva pure, però certamente quasi tutte scrivono, e scrivono tanto, e scrivono soprattutto lettere. Ovviamente va fatto qualche riferimento, anche se molto rapido, perché lettere, ma perché è la forma di scrittura forse più usuale in chi non è riconosciuto, come sarà poi Christine de Pizan, come un vero e proprio intellettuale. E quindi sono scritture spesso funzionali, di comunicazione. Margherita Datini scrive lettere per dire ricordati di comprare i bottoni, oppure risponde alla richiesta di una ricetta. Io sono molto affezionata a questa storia della ricetta. Il marito le chiede, sono lontani, uno è a Prato e l'altro a Firenze, sai che distanza, però ognuno stava a casa propria, diciamo così, e evidentemente c'è nostalgia, non credo che ci fosse proprio fame, c'è nostalgia quando dice ma come si fa quella zuppa di ceci che mi piace tanto, che la serva non me la sa far bene, e lei gli risponde, credo che sia la prima ricetta della storia scritta da una donna che è giunta fino a noi, gli risponde dicendo ma è poi semplice, prendi questi ceci, li metti in acqua, cioè è inutile che la racconti, è banale, li metti in acqua, il giorno dopo li metti sul fuoco con qualche erbuccia, lo capite tutti, però aggiunge ma non mi stupisce che la serva non te la sappia fare, e non è poi così facile, come dire torna a casa se la vuoi sentire quella buona, quella giusta. Io ho trovato questa ricetta particolare, c'è il corpo, c'è la scrittura, c'è il sentimento, ed è un po' così in quasi tutte queste scritture, il che non voglio dire che sia un elemento che connota il genere femminile, è un fatto, lo metto lì, ecco. Scritture, dicevamo, scrittura in Duoda, scrittura in Margherita che scrive continuamente, scrittura in Caterina da Siena. C'è una cosa sola che voglio dire di Caterina, ad aggiungere anche quello che hanno detto i miei colleghi, i miei amici. Ecco, la cosa che voglio aggiungere è questa, è come scrive queste lettere e il tono con il quale affronta le persone alle quali si rivolge. Io queste lettere non è che possa dire che le ho sempre lette fin da quando ero bambina, certamente no, però mi era capitato di leggerle, di utilizzarle, di presentarle anche agli studenti. Ma quando ho cominciato a occuparmi di Caterina per quella lezione di cui parlavo, all'improvviso mi è apparso così evidente una cosa che non avevo mai visto prima, per dire come è lo sguardo quello che fa la differenza. Cos'era che mi ha così colpito? È che lei le scrivesse tutte con lo stesso esordio. Io, umile, umilissima, ultima degli ultimi, scrivo a voi, e quel voi svariava dalla madre a un politico di Siena, a un re, a un fratello del re, a un papa, a un altro papa, per dire qual è il raggio della sua azione. Scrivo a voi con desiderio di,
e seguiva con precisione quello che la persona alla quale era indirizzata la lettera avrebbe dovuto fare. Cioè, a me è sembrato chiarissimo il messaggio. Lei tratta queste persone come fossero propri figli, come quelle madri, voi non sarete, io so di essere così, che dicono: oh cara, fai come vuoi, però secondo me devi andare là e fare questo. Che il figlio lo capisce benissimo, che la terza volta dice: oh basta, però credo che sia un dato sul quale valga la pena riflettere un attimo, che poi ha una formula anche interpretativa, è quello che si chiama il soft power, cioè tentativo di essere delicati, dolci, non eccessivamente, come dire, non voglio dire aggressivi, intrusivi, ma di fatto esserlo potentemente e possibilmente con efficacia. Ecco, è quello che ha fatto in tutte le sue lettere Caterina. Rilette con questo filtro sono tutte così e sono tutte chiarissime. E poi c'è questa che testimonianza di questo importante, ecco, diciamo, psichiatra tedesco, che però ha vissuto a lungo in Italia e a Roma e ha lavorato fino a 40-50 anni fa, anche meno, che diceva: questo bisogna tenerlo in conto quando si fa psichiatria o comunque un rapporto, un'analisi di questo genere con gli italiani, e cioè con la presenza di questa forma di comportamento o di pratica da grande madre italiana, mediterranea, sappiamo che non è solo italiana, ecco, però certamente, ecco, questo per me è stato, non voglio dire una rivelazione che sarebbe esagerato, ma un'offerta. Dice: ma come, non l'avevi visto fino adesso? No, non l'avevo visto. E qua ci ho visto molto, di nuovo, scrittura, ma anche corpo, perché in Caterina, che non ha dato luce a figli, in Caterina il corpo è presentissimo, è quel corpo martoriato di cui parlava Tommaso, ma è anche quel corpo che lei riconosce come capace di attitudini, e qui arriva un'altra coppia, virili in una donna. Cioè, la coppia virile, femminile, è molto presente in questo libro, qualche volta è più chiara, qualche volta meno. In Caterina è chiarissima. Lei, donna, donna con caratteristiche anche di madre, piuttosto evidenti, oltre a essere riconosciuta dal suo piccolo gruppo, dalla sua brigata come madre, lei stessa si pone come madre. Non posso parlare del tema delle madri di queste donne, che sarebbe interessantissimo, non c'ho il tempo, ma è un bellissimo tema anche questo. Bene, lei si rivolge sia a uomini sia a donne, raccomandando loro di essere virili, di agire virilmente, e insiste su questo. In certe pagine c'è due o tre volte virile, virile, virilmente, sì, virile. E anche al Papa, il Papa c'ha un po' paura a tornare, Dio mio come finirò, e quindi si rivolge a lei. Il ruolo che lei ha avuto per fare tornare il Papa ad Avignone verosimilmente è modestissimo. Il Papa aveva in mente come di tornare, cercava il modo, la forma, aveva anche paura ad essere avvelenato, qua ci sarebbe un altro tema, lasciamo perdere. Bene, pretendeva forse, e al massimo che poteva accettare da Caterina, e che gli assicurasse che non sarebbe stato avvelenato facendo una profezia, cosa che lei profetessa non è, la profezia non la fa, però cerca di cavarsela dicendo: sì, virile, come dire, prendetela te questa responsabilità. Però ecco, io ho trovato questa coppia in queste lettere, con questa figura, con questa complessità, molto interessante, ecco, e mi ha molto appassionato. Altre coppie, su due o tre voglio dirvi ancora qualcosa, poi basta. Un'altra coppia che mi è piaciuta molto è quella del, diciamo, maternità come valore o come handicap, che, come in altri casi, esprimo in termini così dell'oggi, ma che è assolutamente presente come tema nelle fonti. Che fosse un valore la maternità è evidente dal punto di vista di cui ci parlava anche Silvana, perché è il modo per trasmettere, è la casata che va avanti, è il potere che ha un futuro, ma anche dal punto di vista degli affetti, e si capisce e si vede, si sente nelle parole di Duoda, ma si sente molto anche nelle parole di Margherita, che non avendo potuto avere figli dice al marito che è come fosse sua quella che il marito ha avuto con una schiava, e questo tratto come fosse mia e solo a me ubbidisce, e fino in fondo è un rapporto madre-figlia. Fa capire molto bene come questo
elemento le manca non solo perché il marito grande mercante non avrà eredi a cui lasciare anche la loro ricchezza e tutto il resto, ma perché proprio le mancava questo valore, questo affetto da depositare, da dare, ma vicaria in questo modo. Però c'è anche l'aspetto handicap. Ecco, l'aspetto handicap lo viviamo molto noi, lo viviamo molto noi nel proiettarlo. Insomma, è all'origine della denatalità della nostra società. E quindi è chiaro che io l'avevo sempre presente. Nelle fonti è difficile coglierlo. Senti la paura delle ragazze che vanno a sposarsi di morire. E probabilmente una delle ragioni che ha cominciato a far pensare a Caterina di non sposarsi, non voglio dire che si abbia fatto la carriera da mistica che ha fatto perché aveva paura di morire di parto, ma è verosimile che ci fosse anche questo. Lo sapete benissimo che lo ricordava anche adesso Silvana, era molto frequente e si continuava a far figli fino a morirne e così via. Bene, questo era un punto che certamente era presente e che certamente ha funzionato, ecco, come handicap, però non lo trovi nelle fonti. Trovi che queste donne sono, se volete, rassegnate, convinte, non hanno alternativa, oppure quando ce l'hanno è quella di Caterina, di imporre la loro volontà usando il corpo per evitare questo destino. Ecco, il caso che secondo me è un po' più chiaro su questa domanda che veniva, handicap o valore, è quello che ho risolto con la formula carriera o vita. È l'unica intellettuale di professione, Christine de Pizan, è l'unica intellettuale di professione che è diventata tale grazie all'investimento del padre, per dire che gli uomini contano e molto in questa storia, purtroppo non ho il tempo, ma contano molto in questa storia, è diventata capace di scrivere, di confezionare, di capire quello che serviva e di relazioni anche politiche, donna abilissima come ha ben messo in luce Tommaso. Però tutto ciò l'ha avuto come dote dal padre e poi l'ha messo, a tacere, e solo in un secondo momento, quando resta vedova e non ha altre risorse perché è morto il padre, è morto il re loro protettore, è morto il marito, quando tutte queste vicende hanno luogo, riprende in mano il suo capitale, e il suo capitale è di conoscenze, di capacità di scrittura, di tenere rapporti e così via, e a quel punto diventa una intellettuale, cioè comincia a scrivere libri che vengono molto favorevolmente accolti, pagati, le consentono di mantenere lei stessa, due figlie, in realtà erano tre, poi ne restano due, persino la madre, quella madre che era contraria all'istruzione che le ha dato il padre, così come era contraria la madre di Caterina da Siena alla vita che poi Caterina ha fatto, per dire quante dinamiche c'erano anche all'interno di queste famiglie. Bene, quando diventa intellettuale ti chiedi, e che fine fa la sua famiglia? E non dico a casa chi dà la zuppa, perché questo insomma si sa che in qualche modo si risolve, ma com'è il suo rapporto con i figli e quale sarà il rapporto che i figli avranno con lei? Ecco, queste erano le domande che non avevo fatto prima, anche se ci ho scritto pure un libro su Christine de Pizan. E la mia impressione è stato che il suo capitale, la sua capacità sia stata una buona arma, un buono strumento anche per aiutare i suoi figli, che infatti ha sistemato perfettamente, e poi chi avrà voglia di leggere vedrà come. E allora è stato anche un po' un conforto, visto che in fondo questo libro l'ho scritto anche come conforto, cioè per vedere se trovavo elementi che in una fase anche così difficile, eccetera, eccetera, dessero qualche spunto a questioni che ci agitano, che sono quelli del pubblico e del privato, che sono quelli vita e carriera, che sono quelli, c'è un unico modo di essere madri? E se non si è madri e si accolgono altri figli, questo figli d'altri, questo che cos'è?
Mi pare che queste storie abbiano, almeno a me, dato tante risposte. Non c'è un unico modo di essere madri, esattamente come è ben noto che quando nasce un bambino non nasce anche una madre. Ecco, abbiamo invece molte madri che sono tali non avendo messo al mondo bambini, e queste mi sono sembrate involontariamente risposte a questioni dell'oggi, per dire che quindi non sono tanto questioni dell'oggi, sono questioni degli umani, almeno dalle nostre parti, diciamo, nella nostra forma culturale, e che hanno una diversa ovviamente declinazione nelle vicende storiche, ma che hanno una urgenza pari a leggerle con uno sguardo radente, attento a questi elementi, perché gli accenti, e concludo perché capisco è molto tardi, ma gli accenti veramente drammatici di Duoda, figlio mio, e per fortuna non verrà a sapere che è stato decapitato suo figlio, il figlio che è stato dato in ostaggio seguendo forse proprio uno dei suoi insegnamenti. Come si fa ad essere fedeli sia al padre che al Signore? Sostanzialmente la madre gli dice prima al padre, non lo dice proprio così, ma lo fa intendere, è stato più fedele al padre che al Signore ed è finito decapitato, per fortuna il secondo no. Però ecco, sono storie anche molto drammatiche, nelle quali trovi cenni, elementi, spunti di vicende che io non voglio assolutamente ricondurre all'oggi, ma che di fatto sono profondamente proprie agli umani, alle madri, ai padri, alle relazioni. Ce ne sarebbero molti altri di spunti. Voglio fermarmi forse con un ultimo aspetto, che è proprio quello che ha anche un po' a che fare con le ragioni e con la biografia. Certo, Alessandra Macinghi Strozzi mi è piaciuta più di altre storie, sì, anche perché appunto finisce la sua vita da nonna, io sono nonna, e dice a questo figlio molto importante, molto potente, cioè, leggermente antipatico, però questo vabbè, lasciamo perdere, ecco, però coglie anche questo, ecco, e finisce dicendogli, gli racconta cosa fa il bambino, cosa fa un bambino che verosimilmente non lo vede mai il padre, cioè Filippo è stato sempre lontano. Allora non ci dice, lui adesso che se stai via 3 giorni, oddio, gli mando la fotografia, gli faccio vedere il video, cioè quelli non li vedevano mai i genitori, specialmente il padre. Beh, e questa donna sembra quasi capire tutto ciò, l'importanza, il significato, e gli riferisce, non risulta su richiesta, ma proprio per sua volontà, gli riferisce, sai, adesso ho cominciato a dire certe parole, mi ha chiesto questo, ha risposto quell'altro. Allora vedi questa donna potente, una donna che ha saputo reggere una famiglia importante, che fa delle domande anche molto inquietanti persino sul piano economico, faccio bene a utilizzare in un certo modo il denaro anche se faccio degli affari che forse sono un po', non dico loschi, ma in odore di sospetto, di usurarietà o qualcosa del genere, resta comunque profondamente ancorata al suo ruolo di madre e di nonna. E quindi, pur scrivendogli su tutt'altri argomenti, gli riferisce che questo piccolo sta sempre attaccato alla sottana, che adesso però dice questo, fa quell'altro. Ecco, mi è sembrato un bel modo anche per tenere insieme, anche adesso in questi tempi, ruoli diversi, funzioni diverse, e anche un modo per chiedere appunto anche alle nostre giovani di avere coraggio, insomma, di avere coraggio. Su qua di ragazze ne vedo poche, ecco, per cui, ecco, però se mai ce ne fosse qualcuna, ecco, direi loro abbiate coraggio, perché è incredibilmente drammatico vedere che non nascono figli, e abbiate coraggio anche di non metterli al mondo, ma di prendervi cura, di utilizzare comunque, davvero concludo, non volevo fare un sermone, ma capisco che l'argomento dopo un po' porta anche a queste, diciamo, a questi toni, che l'altro tema di fondo di questo libro era la cura. E la cura non è soltanto di chi ha biologicamente la funzione di madre, la cura è chi accetta un ruolo, vorrei dire, di servizio. Mettiamoci al servizio. Ecco, io così molto sommessamente, se ci fosse qualche ragazza, direi abbiate coraggio, mettetevi al servizio. Grazie, ho finito.
Bene, abbiamo un po' di tempo. Io direi, se c'è qualcuno che vuole intervenire tra il pubblico, abbiamo una ventina di minuti, quindi possiamo fermarci ancora un po'. Prego. Guardi, io posso dirle due quello che la sua domanda mi ispira, poi se mi dà del tempo studio, torno e le dico. Quello che la sua domanda mi ispira è questo, che è stato un uomo fortunato. È stato un uomo fortunato perché ha avuto una moglie come Gemma, è una gran moglie. Quindi cominciamo col dire che le donne contano molto nella storia di Dante, ecco, e contano molto ovviamente sul piano simbolico, sul piano diciamo dell'ispirazione, inutile dire, ma anche sul piano la moglie, la figlia. Questa figura, ecco, voi saprete che è uscito questo libro bellissimo di Sant'Agata, Le donne di Dante, che forse volevate anche presentare, non so, vi pareva che ne siamo parlati. Purtroppo poi è morto Sant'Agata di Covid poco più di un anno fa. In questo bellissimo libro delle donne di Dante mi è capitato di dire: ma quale sceglie lei per un racconto? Io ho scelto la moglie perché è molto funzionale anche alla mia sensibilità e al mio racconto, come si coglie in questo libro, la faccio brevissima. È funzionale nel senso che ci sono grandezze nelle usualità che di solito non vengono colte o non fa piacere mettere in luce. Cioè, quindi di Beatrice sappiamo tutto, di Gemma quasi niente, perlomeno sappiamo l'investimento emotivo, il significato, gli elementi simbolici e così via. Gemma è quella che ha salvato la Divina Commedia, perché è andata a prendere le parti che lui aveva scritto, le ha messe al riparo, gliele ha portate quando era lontano. Gemma sostanzialmente l'ha mantenuto, Gemma ha cercato, visto anche la sua famiglia, di mediare nell'ambiente. Cioè io trovo che nella usualità delle funzioni sapienti e fatte con cura, tornando dalle donne, quelle non importanti, non diventate famose, c'è molta anche poesia e c'è molta potenza. Ecco, credo che questo vada riconosciuto. E quindi alla domanda Dante e le donne, la mia risposta è questa. Contano molto sotto tanti punti di vista, come ispirazione, come elemento, diciamo, anche di affermazione di un altro modo di fare poesia, ma conta molto, ecco, questa potente figura che sostanzialmente ha consentito anche a Dante di fare molte delle scelte che ha potuto fare. Forse non è la risposta che darebbero i miei colleghi, ma... Ci sono altre domande? Tolga la mascherina, se no non si... Sì, sì, un sì, per sentire. Gracias.
No, è una questione formidabile che ovviamente al solito richiederebbe un intervento molto più ricco di quello che posso... Diciamo che sono due universi quasi incomparabili, ecco. Perché da una parte c'è una impossibilità di scelta e quindi non c'è scelta, c'è bisogno di figli, ne muoiono moltissimi e quindi sostanzialmente la donna è al servizio di una riproduzione e di una sopravvivenza. Dall'altra parte c'è la possibilità di scelta, i bambini non muoiono che dalle nostre parti almeno in una percentuale bassissima, un'altra concezione di sé, dei ruoli, per cui è veramente incomparabile l'universo. Faccia conto che mettono al mondo una ventina di figli e di questi 20 sì e no conoscono la loro vita da quando hanno dai 3 anni in poi, perché i primi 3 anni li passano a balia, anche con casi di scambi di cui sa qualcosa Tommaso, molto interessante, non dei suoi figli, dico, ma del libro che ha scritto. Per cui intendo dire, ci sono cose incomparabili, cioè immagini adesso noi abbiamo le nostre figlie che se non riescono ad allattare, oddio mio, cosa succederà se non sono ogni giorno presenti o quasi, cioè, quelli non li vedono per 3 anni, li danno a qualcuno, una baglia che ne tiene insieme più di uno e non sai neanche bene come li terrà, cioè, per cui non c'è niente di paragonabile. Però in questo universo che dal punto di vista delle pratiche è così lontano, riesci comunque a trovare dei punti, dei contatti negli elementi meno legati alla quotidianità e più legati alla speranza, al sentimento, al bisogno, ad alcuni, diciamo, moti, se vuole, anche dell'animo, ecco, che quelli davvero sì, attraversano le differenze, ma anche quelli molto profondamente segnati dalla storia, perché non è vero che i sentimenti sono gli stessi, comparabili forse, ma non gli stessi, per cui da questo punto di vista è bene partire dall'oggi, porsi domande e cercare di cogliere differenze, di distanze, ma nella assoluta, piena consapevolezza di una incolmabile distanza. Non so, non trovi Tommaso? Sì, condivido. No, è chiaro, ha ragione lei, incolmabile parlavamo dal punto di vista proprio dell'esperienza, diciamo, quotidiana, della vita delle persone. Ecco, poi appunto i moti, i sentimenti, il bisogno, quello è secondo me come avvicinabile, paragonabile, ricorrente. Ma l'esperienza, lei capisce, da noi se uno ha 2 figli, oh, 2, se ne ha 3, oh, 3, questi ce n'hanno 20. Immagini l'ingombro nella vita, nelle case, nel mondo, cioè cose davvero da questo punto di vista incomparabili. Nonostante poi la distanza, trovi altri elementi, tipo appunto quello della accoglienza, della cosiddetta famiglia allargata. E sì, c'era questa accoglienza, per cui questa esperienza che noi oggi definiamo in questi termini, che ci sembra così propria dell'oggi, in realtà in forme diverse ha molti importanti antecedenti, cioè è un gioco continuo di distinguere e riconoscere, però secondo me con l'importante, cioè, memento di le distanze vanno rispettate, ecco perché, perché sono tante, non so, non trovi? Certo. Certo. Quasi tutte, sì. Sociale che non aveva la possibilità di esprimere.
aspetta, non l'ho visto. Certo, da questo evento. No, ma guarda, questo che tu dici è una cosa molto importante, secondo me. Fra l'altro, voglio dire, cercherò di essere molto breve, anche recuperare una cosa che aveva detto Tommaso sulla Vergine. Quando ho costruito questo libro, ho cambiato, al di là del fatto ce ne hai un'altra, ecco che quella, vabbè, l'abbiamo cercata, ma va bene, avevo in mente un'altra cosa. Io volevo fare una parte sulla Annunciazione, e dico poi perché, e un'altra sulle madri cattive. E quindi il tribunale ne restituisce parecchi di casi. Per cui le altre sono tantissime e molte non sanno assolutamente scrivere. Alcune sono state pessime madri o comunque sono state madri come hanno potuto, dando la propria figlia ai clienti perché avevano bisogno di cavarsela. Ecco, e quindi avevo raccolto un po' di materiale, avrei voluto fare questo. Poi diventava troppo diverso di toni, c'era troppa distanza fra l'un caso e l'altro. E la Vergine, che mi stava sempre in mente, l'avevo pensata e ho raccolto anche molte immagini, volevo fare un capitolo per immagini, poi l'editore ha detto che le cerchi tu tutti i diritti, io ho detto no grazie, togliamo il capitolo, perché non era un lavoraccio tremendo qua dei diritti, era quello delle annunciazioni, perché l'annunciazione è il momento in cui meglio si vede attraverso la testimonianza dei pittori, ecco, quindi ovviamente di uomini, distanza di tempo, tutto quello che volete, l'effetto, ovviamente c'è quella del lotto che è meravigliosa, che entra come una saetta, il messaggio sarai madre, sfonda un muro, quindi già dici sfonda un muro, si vede proprio il muro sfondato e si vede la Madonna spaventata che scappa via e persino il gatto che scappa via con la schiena inarcata. Cioè, per me era di una bellezza questa annunciazione, che valeva da solo con una ricerca che poi ho fatto di altre annunciazioni, con la Madonna che le casca il libro dalle mani, cioè finalmente degli aspetti di oddio cosa succede, sono ragazza madre, mi trovo in una situazione inattesa, impreparata, eccetera eccetera, per cui c'era questo tema, ma in questi termini che forse non erano forse quelli che qualcun altro avrebbe affrontato per l'argomento. E poi mi sono accorta che c'era troppa dissonanza, ecco, fra le annunciazioni, le rappresentazioni dei pittori e testimonianze di questo genere o le rappresentazioni della vita quotidiana fatta anche di madri cattive, di madri che abbandonano e così via. Però mi sarebbe piaciuto, e sono tante. Dimmi. Umanamente sterili? Sterili, sì. Ma come dire, non credo. Intanto se andiamo a vedere le rappresentazioni anche, cioè c'è una frase che è all'incirca del 300, in cui la rappresentazione della madre col bambino, la Madonna poi, cambia molto e vediamo che per la prima volta si vede che il bambino tocca, che la madre accarezza, e quindi già questo è tutto un filone che si apre di valutazione dei rapporti della madre con il bambino. Ma il vero tema è che se ne hai 20 di figli, ecco, non aggiungo, ecco, e soprattutto, e qua è vero, c'è un'altra cosa che avrei voluto riprendere anche del discorso di Tommaso, l'avrei scritto questo libro 20 anni fa? No. Sicuramente no, e poi ci torniamo, ma lui l'ha capito perfettamente, ma lo sapete tutti, però forse va ridetto.
Ma sterili nasce verosimilmente dal fatto che non abbiamo le occasioni per sondare questo sentimento, che era anche difficile da coltivare in situazioni nelle quali queste donne primo dovevano metterne al mondo quel numero che si è detto, secondo, specialmente ovviamente molto cambia dagli ambienti, dovevano lavorare in qualunque, di qualunque ambiente loro fossero, lavorare e come, in senso politico, in senso economico, in senso relazionale, senza che tutto ciò venisse peraltro loro riconosciuto ufficialmente, tant'è che io ho usato una formula che a me piace molto, di brusio diffuso. Il loro era il brusio, il rumore di fondo, come nelle opere quando ti chiedono di dire rabarbaro, 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 perché 30 persone che dicono rabarbaro fa un rumore di fondo, ma sono 30 persone, ecco, che siano 30 persone sparisce nel rabarbaro. Quindi questo è un elemento, secondo me, di cui non possiamo non tenere conto per definire se sterili o non sterili. Poi se ci sono le occasioni come questa, nel caso ad esempio di Duoda, di rivolgersi, di parlare al figlio che ti è distante, così via, capisci. Vabbè, due parole soltanto, solo due, sull'avrei fatto 20 anni fa. Certamente no. Non solo per la mia stessa età, ma anche, cioè, io non so voi, ecco, ma io ancora mi faccio chiamare professore in tante occasioni, sono professore di storia medievale, cioè non sento il problema di dir professoressa, sono un professore come fossi un maestro, cioè, vabbè. Ma a parte quello, 20 anni fa, in una qualunque occasione anche di colloquio, di relazione, difficilmente avrei parlato del fatto che sono sposata, ho una figlia, sono una nonna. Talmente ero presa dal problema di fare valere la mia capacità, il mio lavoro, la mia scelta professionale. Ma questo è stata una costrizione che in un certo senso ho patito. Adesso per tante ragioni, forse perché ho anche bene o male una carriera l'ho fatta, o addirittura ho finito una carriera, e ritengo di dovere riappropriarmi, offrire e segnalare appunto alle giovani: abbiate coraggio, ce la possiamo fare, diamoci una mano, eccetera eccetera. E poi c'è tutto il tema femminismo che adesso è anche quello molto profondamente cambiato. Una come la Badinter, tu sostanzialmente ti riferivi a quello quando dicevi l'amore in più, esiste il sentimento materno, esiste l'amore materno. C'è stata una grande riflessione delle femministe, in molti casi anche davvero utili, in altre forse fuorvianti, in qualche caso anche da me non condivisa per niente. Ecco, ma il fatto che sia venuto affermandosi anche una specie di mito, oggi ce la faremo a fare tutto, le donne che sanno fare 10 cose alla volta, che sanno essere madri, mogli, in carriera, eccetera eccetera, è un grande pericolo, ecco, è un grande rischio, ecco. Per cui, mentre da una parte sono sollecitata a dire alle giovani bisogna farla questa scelta perché è importante, perché è umanamente significativa, perché la denatalità è un dramma, dall'altro capisco che sulle spalle di queste giovani donne c'è un grande peso, una responsabilità enorme, un messaggio ambiguo, doppio, pericoloso. Ce la farete quando sappiamo che forse non ce la faranno. Ecco, credo che questo sia frutto certamente di queste considerazioni del mio essere invecchiata, ma anche dell'essere cambiato il pensiero intorno. Ecco, adesso anche il pensiero femminista è molto attento anche alla conservazione di queste funzioni, di questa necessità di riconoscere nella maternità un valore, anche quando non fisicamente tali, nel concetto di cura e così via, difficile però, drammaticamente difficile da coniugare con altri aspetti poi della vita, ecco, per cui c'è un grande rischio, ecco, di non capire il da farsi proprio. E forse in questa confusione non facciamo figli. Bene, credo che ci avviamo alla conclusione. Volevo approfittare proprio degli ultimi minuti per richiamare l'attenzione su un aspetto di cui non abbiamo parlato, cioè la copertina di questo libro, che a me sembra bellissima. Questa immagine, io non so se l'hai scelta no, tu. No, non l'ho scelta. Comunque, tra 5 o 6 ho scelto questa. E comunque trovo che sia un'immagine magnifica di questo pittore anonimo, ho letto perché non la conoscevo, perché rende proprio l'idea di questo
questa pluralità di maternità di cui poi il libro parla. Cioè c'è questa, questa immagine dove intanto non ci sono uomini, no? non c'è nessun padre né putativo né niente, ma ci sono queste quattro vergini che circondano la Madonna, così ci dicono che rappresenta la Madonna con quattro sante vergini che in qualche modo condividono la sua maternità, perché una addirittura gioca col bambino, il quale quasi si stacca dalla madre per rivolgersi a questa madre surrogata, potremmo dire, per usare la tua terminologia. Due hanno un libro in mano e leggono, l'altra ha quasi un atteggiamento di preghiera. Mi sembrano diverse forme di partecipazione a questa maternità straordinaria della Vergine, la quale è l'impassibile, non fa nulla, come dicevi tu prima, è quasi assente dal discorso, no? Quindi mi sembra che renda bene l'idea di queste varie maternità, che è poi il discorso centrale del tuo libro, l'idea che non si è madre in un modo solo, ma in molti modi. Ma guarda, sulla copertina una cosa fatemi da dire, perché a questo punto la devo dire. Quando me ne hanno fatte vedere 4-5 ne preferivo un'altra, però non mi dispiaceva. Poi, come sapete, il titolo veramente è assolutamente mio e non l'hanno cambiato, ma possono cambiarlo gli editori, e anche la copertina è di loro spettanza, hanno scelto questa. Posso dirvi questo, che la cosa che mi ha lasciato più perplessa in questa era il colore rosa. Cioè, a me che un libro sulle madri lo facessimo rosa mi sembrava troppo. Però non è rosa. Poi mi hanno detto non è rosa, è un color rosa shocking, e l'ho trovato abbastanza energizzante. Allora, questo carico del color rosa shocking, ho pensato qua ci vuole dell'energia, può andare. Poi l'altra cosa che mi ha molto colpito è che col bambino fa sei, per cui arriviamo alle nostre sei mettendo insieme anche forme, funzioni, luoghi diversi. E la terza e ultima cosa è che tutte le persone con cui ho parlato della copertina, pochissime, Silvana è una di queste, ci hanno visto cose diverse. Questo mi è sembrato una bellissima cosa. L'amica e collega Francesca Rigotti, che conoscerete, una persona che stimo molto, antropologa, quando mi ha scritto ha detto: ma hai visto che hanno tutto il rosso? Sono tutte mestruate? Poi io ho detto: oh Gesù Maria, non ci avevo proprio pensato a questa cosa. Però per dire come una copertina così ricca, articolata, anche un po' per certi versi provocatoria, vista in rosa e tutta così al femminile, ha finito con l'essere un elemento in più di discorso. E non a caso la nostra bravissima padrona di casa ha chiuso con questa copertina. Bene, allora ringraziamo tantissimo Maria Giuseppina Muzzarelli di questo regalo che ci ha fatto di volere presentare qui a Ferrara il suo libro. Grazie a Tommaso Di Carpegna, che ha dato un contributo che va ben al di là del fatto che è un'ottica maschile, e diamoci appuntamento allora al prossimo libro. Grazie, Ferrara, anche. C'è la grazie, grazie a tutti. Sacco di appunti. Ciao, sì, adesso lo faccio subito. Io non sapevo di questo gruppo di fans e di quale non faccio parte, però sono un suo fan. Mamma mia, magari forse. Ma non c'è un tesseramento. Ok. Ma non so se sono in